Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video mukbang, o meno mini mukbang, insomma è comunque un bel piattino di sushi. L'ho fatto io ieri sera, per chi mi segue su Instagram già lo sa, comunque se non mi segui su Instagram molto molto male, quindi vammi subito a seguire, lascio sempre il link nell'info box in caso scrivo qui il mio nome su Instagram. E appunto l'ho fatto io, sono molto contenta del risultato, li abbiamo già assaggiati ieri sera per cena ed essendone venuti veramente tanti, mi spiaceva sinceramente tutto questo ben di Dio avanzato, quindi oggi pranzetto sushi. Ho pensato di farlo in vostra compagnia perché vi volevo raccontare un paio di cose. Qui ho la mia acquina, metto qui da qualche parte vicino alla bottiglia. Come vi ho anticipato nel vlog prima di questo video, sì, dovrebbe essere il video precedente a questo, vi ho accennato appunto che mi è successa una cosa venerdì. Non è niente di che, però mi ha un po' segnata, non so come dirvi, mi ha colpito anche la mia reazione, insomma tutto quanto, quindi ci tenevo a parlarvene. In ogni caso, prima che magari le nuove possano magari scrivermelo qui sotto nei commenti, se vi va, ho già fatto un video dove faccio vedere come faccio il sushi, quindi in caso ve lo metto qui in alto da qualche parte o anche quello sempre lo trovate nell'info box. In questo caso nel sushi ho messo del salmone, dell'avocado e del Philadelphia, o al massimo ho alternato solo avocado e solo salmone, o solo Philadelphia e solo salmone, insomma ho fatto un po' così. Però gli ingredienti che avevamo erano quelli, quindi io bando alle ciance, come dico sempre, direi che inizio a mangiarmene uno perché sto morendo di fame. Tra l'altro l'ho lasciato un po' fuori dal frigo perché mi piace fresco, ma non gelato, anche perché poi è difficile da digerire, quindi l'ho lasciato una buona oretta fuori dal frigo. Così appunto è a temperatura ambiente. Oggi la giornata non è super soleggiata, quindi poi in più sono quasi le 3 praticamente, perché tra una cosa e l'altra sono riuscita solo ora a pranzare, tra il dare la pappa alla bimba, tra la casa, tra i piatti, questo e l'altro. Alla fine, quando sono sola e Federico non c'è, non so guardare a che ora pranzo, quindi vabbè, ne faccio un pranzo merenda con il sushi. Buono, 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 ne mangio ancora uno e poi inizio a raccontarvi. Questa volta mi sono organizzata un po' meglio, così vedete il piatto che mangio, visto che mi dite sempre che deve essere in vista. Me l'avete detto anche per il mukbang McDonald's, però è una cosa che facciamo sempre. Noi quando siamo tutti e tre soprattutto, ma anche io e Riccardo da soli, essendo che qua in cucina il televisore c'è, ma tantissimi canali purtroppo non si vedono e non abbiamo Netflix di qua. Allora, quando ci prendiamo la pizza, noi ce la mangiamo comodamente di là sul divano, tanto c'è la scatola della pizza. Stessa cosa per il McDonald's, ci stuzzichiamo così di là sul divano per poterci vedere la TV tranquilli. Diversamente, appunto, se devo fare questi video un po' più impostati, che vi piacciono di più, mi metto di qua, tanto io chiacchiero. E invece c'era anche Federico, quindi lui si voleva vedere i cartoni su Netflix, quindi è stato un po' più complicato. Allora, praticamente ci sono un po' rimasta male perché ingenuamente, cioè lo so che in giro ci sono persone buone e persone meno buone, sappiamo tutti come gira il mondo, però mi ha colpito di me una cosa che è accaduta venerdì. Stavamo andando a fare la spesa, o meglio,
Eravamo di ritorno. Cos'è una zanzara? Una moscerina. Stavamo tornando dal fare la spesa. Via, sciò. Devo bere. Praticamente dal tragitto dal supermercato per andare a casa ci sono dei giardinetti dove Federico si vuole sempre fermare. Però noi avevamo fatto la spesa, si era già fermato all'andata un po' di più perché eravamo liberi senza buste. Al ritorno gli ho detto: no, Fede, guarda, abbiamo le borse, abbiamo anche della roba che bisogna portare subito in frigo, andiamo. Va bene, faccio solo il giro, praticamente c'è come un doppio percorso, no? Quindi c'è la stradina praticamente che costeggia subito il parco giochi e accanto c'è come una parte di giardino dove puoi passare e subito dopo, 2 metri dopo, risbuchi sulla strada che costeggia, quindi vai verso casa sul marciapiede. Lui: sì, passa solo da qui dal giardino. Perfetto, passa di lì. Riccardo aveva le buste e io avevo oddio, non mi ricordo se eravamo con il passeggino o se avevo la bambina nella fascia. Sì, allora Riccardo aveva una busta e forse io avevo il passeggino. Mi pare di aver appunto avuto il passeggino. Sta di fatto che Federico fa: sta di fatto che Federico fa questo giro dentro il giardino come fa sempre e poi risbuca nella strada costeggiata. Camminiamo. C'era diversa gente che veniva verso di noi, ma non tanto, anche perché dove passiamo noi non è una strada super trafficata. Io non me ne accorgo, stavo parlando con Riccardo e Fede insieme e guardavo anche la bambina. A un certo punto sento una signora che viene verso di noi, cioè io ero qui, Riccardo qui con le buste, io qui col passeggino e una busta sotto il passeggino e Federico accanto a me, che mi sta sempre vicino. E sento una che dice: no? Ma ragazze, quando ha detto questa frase è stata una questione veramente di secondi che io ho alzato lo sguardo, ho cercato di capire chi ha detto questo, perché non era Federico l'unico bambino lì. Mi sono, vi giuro, in 10 secondi, ma forse neanche in 5 secondi, ho alzato lo sguardo proprio tipo radar, no? Cioè, la protezione di una mamma, rendetevi conto, io non so come ho fatto. Ho inquadrato chi era la persona che ha detto questa frase, che era una signora da perdere, non da trovare, per farvi capire. Non ho capito se è una zingara, comunque voleva prendersi Federico e andarsene praticamente. Quindi è passata, cioè io in 5 secondi ho inquadrato chi era. Quando ho visto la signora con un sorriso matto, strano, che non era una persona, voglio dire, che voleva di certo farci del bene, ho visto che puntava Federico e continuava a guardarlo così, con quello sguardo, come dire, adesso ti prendo. È arrivata lì per toccare la testa. Io in mezzo secondo, ragazze, non so veramente come ho fatto, cioè, nel senso, mi sto ancora chiedendo nei giorni passati, dopo, perché è successo ormai 2 giorni fa, continuo a chiedermi, a distanza di 2 giorni, come io abbia fatto a far fare a Federico praticamente una capovolta. Vi giuro, allucinante.
una specie di capovolta per evitare che questa qui lo toccasse. Perché vi giuro, si è avvicinata, è stata talmente una questione di secondi che lei quando ha detto questa frase ce l'avevo neanche a 1 metro di distanza, 1 metro e mezzo, 2 al massimo. Quindi o facevo qualcosa o questa toccava Federico, se lo portava addirittura magari anche via, da quello che ha detto. Che bel bambino, vieni con me, no? Ma in una maniera come se fosse ubriaca, no? Cioè strana, quindi che mi sono proprio attivata. In un mezzo secondo ho preso la mano di mio figlio, l'ho preso e l'ho tirato verso di me, ma questa continuava ad allungare la mano verso il bambino, al che gli ho fatto fare un giro che non so neanche io, cioè ho fatto tutta una roba per levarglielo da sotto le grinfie, che tant'è vero che non è riuscita neanche a sfiorargli un capello. Cioè, io veramente, sta gente, non lo so ragazze, ci sono rimasta. Riccardo non può, cioè, è stato talmente una frazione di secondo che lui aveva le buste, aveva questi 2 bustoni di spesa, perché comunque eravamo abbastanza vicino a casa. Al che è talmente stato un discorso di mezzo secondo che non, a lui aveva le buste. E quindi gliel'ho levato da. Insomma, ho fatto tutto questo giro e me lo sono abbracciato stretto, sono andata avanti, no? E poi mi sono girata e gli ho proprio detto: le mani mettitele in tasca, una cosa del genere, no? E questa ha cominciato a dire frasi senza senso e se n'è andata, cioè probabilmente non ci stava tanto con la testa, però mi sono spaventata, cioè. Poi dopo dicevo a Riccardo, io sono una persona tendenzialmente timida, soprattutto con gli estranei. Non per nulla, anche quando mi capita di incontrare alcune di voi, non rendendomi neanche bene conto del fatto che quando faccio dei video c'è qualcuno dietro che mi guarda, perché credetemi, sono la persona più umile del mondo e non me ne rendo conto. Parlo, dico, rido, scherzo, faccio il video in cui mangio, ma non mi rendo conto che realmente dietro questa videocamera, questa fotocamera c'è qualcuno. Ci sono 8.000 e 200 persone che mi guardano, per me è una cosa sconvolgente. E quindi sono tendenzialmente timida. Mi è capitato di incontrare diverse di voi che mi hanno fermato. Io inizio a balbettare, dico: ok, piacere. Però infatti anche Riccardo mi prende sempre in giro, mi dice: ma non te ne rendi conto, ma non sei più tu, ti blocchi proprio. Un messaggio. Quindi scusate, rispondo solo un attimo che Riccardo. Quindi questo per dirvi che essendo una persona tendenzialmente timida, gli dicevo giusto ieri che mi ha sconvolto vedere la cattiveria che mi esce quando toccano i miei figli, no? Quando toccano le persone che amo, io tiro fuori una forza, un coraggio da leone, da leonessa veramente, cioè è incredibile. Io voglio sapere davvero se anche a voi è mai successa una cosa del genere, se vi siete trasformate per proteggere i vostri figli, raccontatemelo qui nei commenti, cioè veramente. Tiro fuori una grinta proprio che mi lancerei nel fuoco per loro, assurdo. Cioè, assurdo no, è normale, però mi sconvolge, mi emoziona come cosa, cioè. Ingenuamente penso sempre che siano tutti bravi là fuori, che siano tutti gentili, però purtroppo a volte capita di incontrare elementi che ci possono far paura o ci possono spaventare. Probabilmente non avessi avuto i miei figli, sicuramente
Sì, ci sarei stata alla larga, però non con questa grinta, capito? E quindi ci sono rimasta, no? E appunto vi dicevo che a Riccardo dicevo, è incredibile che mi sia uscita questa cattiveria. Lui mi ha detto non è cattiveria, perché non sei stata cattiva. Mi ha aperto gli occhi su questo, mi fa non è cattiveria. È l'istinto di protezione che una mamma ha verso i suoi bambini, verso i suoi cuccioli. E ha ragione. È una cosa dolcissima questa, se ci pensate. Quindi, insomma, ci tenevo veramente a raccontarvi questa cosa. E a sapere se anche voi, anche a voi, a me è successo un episodio di questo tipo o simile, insomma, in cui avete dovuto tirar fuori coraggio per difendere i vostri figli. Scrivete qui sotto. Però anche questa è andata. Mi sa che si sveglia tale. Vado a controllare. E niente, poi che altro raccontarvi mentre finisco questo sushi? Che tra l'altro mi è venuto molto buono. Manca solo la salsa di soia. Così siamo scordati completamente di comprare. Comprare. Abbiamo comprato il salmone, abbiamo comprato l'avocado, abbiamo comprato il riso, l'alga e la salsa di soia proprio ci è passata di mente. Però visto che è un po' che diciamo andiamo al sushi. Però per risparmiare me lo sono fatto io. Perché ragazze, non costa caro fare il sushi. Adesso non ho lo scontrino sotto mano, altrimenti vi facevo vedere, però la cosa più cara ovviamente è il salmone. Però potete farlo anche con, come si chiama? Surimi, quello che vendono i pacchettini. Oppure prendete un pezzettino di salmone. Noi questo pezzettino di salmone qua, già battuto, già trattato, pronto per il sushi. Mi pare sui 7 euro, 6,90. Era un bel pezzo, Era un bel pezzettone grosso. Come una mano più o meno, un po' meno di una mano, però era un bel pezzo, cioè ne sono venuti, contate che ne sono pure avanzati. Quindi salmone, due avocado, mi sembra che l'abbiamo pagato sui 3 euro, due, e ne è avanzato in frigo, infatti lo utilizzerò per fare delle insalate perché è molto buono l'avocado, pieno di proprietà. Vabbè, un pacchetto di Philadelphia, ce l'avevo già a casa, e il riso per sushi che costerà sui 2 euro e l'alga sui 2 euro, 3 massimo. Quindi, e questo, in tutto questo riso, contate che è solo mezzo pacco. Quindi me ne vengono fuori un bel po'. Contate che tutto questo sushi, se lo comprate anche solo al Carrefour, quelli già fatti, vi costerebbe un occhio della testa, veramente, perché già solo due roll, un roll, due, lo pagate sugli 8 euro al Carrefour. Non vi dico al ristorante giapponese perché è ancora peggio. Ovvio che
A paragone, l'all you can eat pagate comunque, dipende dove andate, ma 10 euro, 10,90 e mangiate quanto volete, se volete abbuffarvi, però noi col fatto che ci stiamo tenendo proprio la buffata dell'all you can eat dove ti prendi di tutto e di più, tutto il menù anche, non ce ne fregava granché, quindi abbiamo preferito avere la soddisfazione di avere la soddisfazione di farmelo io, di vederlo fatto da me, di farci anche una bella foto su Instagram e di non farmi proprio una buffata da sentirmi male, ecco. Che buono. Penultimo, ciao, quanto vorrei un po' di salsa di soia, prossima volta mi devo ricordare. Ultimo pezzettino. Si sono chiuse le imposte da sole. Vedete? Probabilmente c'è un po' d'aria fuori, c'è un po' di vento. Perché sono pesanti, quindi se si chiudono da sole, guardate che buio che è venuto. Meno male che il video è praticamente finito, perché altrimenti mi dovevo alzare e andare a riaprire e mettere in pausa. Fa un freddo cane. Ho freddissimo, ragazze. Questa è una felpa di Ricky. Perché è una cosa che, come vi ho detto anche nel vlog precedente, facevamo anche quando ci siamo messi insieme. Quando mi mancava, lui mi dava sempre una sua felpa, quindi è un vizietto che non ho mai perso. Ecco, adesso si riaprono da sole, guarda, fantasma. Eh sì, infatti c'è vento. Vedo proprio le cose stese dei vicini che svolazzano. Niente, ragazze, io ho finito il mio sushino. Spero che questo mini mukbang vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto se vi è mai successa una cosa come è successa a me, perché mi ha un attimino scossa la cosa, cioè sono cose veramente tremende e provo solo a mettermi nei panni di genitori che magari possono vedere una scena del genere con il figlio magari un po' più lontano dove sta giocando ai giardini e mi verrebbe un infarto, comincerei a correre proprio a gambe levate, comincerei a correre via da mio figlio. Vabbè, ragazze, non pensiamo a queste cose perché veramente lasciamo perdere, però ditemi la vostra qui sotto, raccontatemi. Spero che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia, chissà, magari mentre pranzavate o mentre facevate merenda, colazione o cena. Vi mando un abbraccione e ci vediamo alla prossima. Ciao!